a tutti ragazzi e ragazzi, eccoci qua, andiamo al sodo. Sì, ho fatto la reazione dell'ultima puntata della sesta stagione, ovviamente non può mancare della settima stagione. E la sto già caricando, me la sto quasi per iniziare, quindi io mi scuso in anticipo per tutte le parolacce che usciranno fuori, per i bip che sentirete. Cercherò di non dirle, ma non ce la faccio perché sono in ansia. Ormai è da mesi che ho quella palpitazione tutto il tempo. E anche se mi sono dovuta spoilerare delle cose, ma spero che non sono vere, però vabbè. E ho paura, ve lo giuro, ho paura. Sono in ansia, vi giuro, sono in ansia. Adesso io metterò la camera in modo che voi potete vedere sia me che lo schermo. Quindi, se non avete visto la miniatura con scritto spoiler, questo sarà molto spoiler. Quindi, se non hai visto ancora la puntata, non guardare questo video. Chiudi, cambia e arrivederci. Vienilo a guardare dopo. Vi assicuro che stanotte non riuscivo a dormire. Oddio, ok, sta per iniziare. Ho visto soltanto tipo negli episodi precedenti, quindi aiuto. E niente, volevo ringraziare tuttissimi per essere qui a guardare la mia reazione. Mi scuso ancora per le mie parolacce e andiamo a vedere la puntata. Una cosa che volevo dire prima della puntata: se non siete ancora iscritti, nell'info box troverete un gruppo Facebook di The Walking Dead Italia, che sarebbe mio, cioè non mio, non solo mio, è gestito anche da me. E siamo tantissime persone, quindi venite anche voi, più siamo e meglio è. Io mando un bacione grandissimissimissimo al mio fantastico gruppo, agli amministratori, a chi ci aiuta e tutti. Un bacione grande e buona visione. Oh mio Dio, c'ho l'ansia! Vi giuro, ho il mal di pancia! Ho il mal di pancia, ragazzi, ho paura, ho il mal di pancia, perché io adesso non voglio vedere chi muore, capito? Già mi sto agitando tantissimo, già sono agitata tanto. Ho paura, non lo voglio vedere. Questo video finisce qui, Valentina non si vede la puntata, c'ho paura! No, vabbè, io non ho paura a vederlo, ve lo giuro. Allora, questa cosa non mi piace per niente. Praticamente gli ha appena detto a Rick se lui ha un braccio destro, oppure l'ho appena. Se mi ha ucciso Daryl, vi giuro, vi giuro, vi giuro. A parte piangere, già lo so perché già mi sta venendo da piangere. Se l'ha ucciso, io non lo so, ragazzi. Io penso che odierò a morte questa persona. Cioè, vabbè, ovviamente l'attore, nel senso il personaggio. Ma vi assicuro che se l'ha ucciso, io sono senza parole e non voglio più guardarlo. No, voglio guardarlo, però senza Derek secondo me non è la stessa cosa, no, è possibile. Oppure se ha ucciso Michonne, no, Glenn, Dio buono, io lo so che sarà lui, lo so. Io speravo solo Abe, però vabbè, andiamo avanti. Ho paura, ve lo giuro, ho paura. Ho paura a continuare, ho paura a continuare. Oh, voglio piangere, ho paura, che ansia. Mi sta venendo l'ansia, devo legarmi i capelli perché sennò me li strappo. No, ragazzi, non potete capire, sono passati 5 minuti, non lo so, nemmeno, e sto soffrendo comunque. Ho paura, giuro. Adesso ho paura di quello che sto per andare a vedere. Adesso sono qua che sto ridendo, ma vi giuro, vorrei piangere perché ho un'ansia, ma un'ansia, e ho le mani fredde, tipo quando ti sudano fredde. Basta, io l'avrei fatto, ve lo giuro, lo stavo pensando. Mi piaceva di più su Supernatural. Bastardo. Rick. Dio. Cosa ti aspettavi che ti dava un bacetto? Cioè, ma dai, anche tu testa. Oddio, pensavo gliel'avevo piantata nella spalla. Oh, che ansia.
Mi sembra un po' psicopatico, vi giuro, ho paura, ragazzi. No? La mia paura, vi giuro, è vedere chi è morto, vedere chi è morto, ecco, quella è la mia paura. Finalmente abbiamo la risposta e non voglio saperla, vi rendete conto? Cioè, ho la risposta e non la voglio vedere, ho paura, cioè io sono in crisi, oddio mio. Tutto che è un bastardo, mi piace tantissimo come attore, cioè nel senso è bravo, fa bene la parte del cattivo, del duro, la fa. Però, sì. Ragazzi, ho la pelle d'oca, vi giuro, guardate. Guardate la pelle d'oca. Ho paura, proprio ho paura. Quindi è qualcuno da questo lato, quindi Abe, Michonne, no dai. Io. Cicco, tua sorella sul comò. No, 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 no. Non sono pronta, non sono pronta. Lo sapevo. Lo sapevo. Vabbè, lo sapevo. Vabbè. Lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo. Lo sapevo. Lo sapevo che era Abbe, lo sapevo. Poverino. Glenn, no, Glenn, per favore, Dio mio, statti a posto. E anche tu. Statevi a posto. Oh, non pensavo si vedeva tutto spappolato, ragazze. No! Daryl, no! Daryl, no! No, 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 se mi uccide Daryl, minchia, no. Ho paura per Glenn, vi giuro, ho paura per Glenn. Figlio di puttana. No. Giuro, è stato un grandissimo testa di cazzo, cioè guardate. Prima o poi lo ucciderà lui. Già, non ha un occhio. Lui mi fa morire come attore perché mi ricorda GTA. È confuso.
puntata è appena finita. Ho ripianto, non come la prima volta, perché ho visto che c'era Glenn seduto appunto in questa tavola dove stavano mangiando tutti e teneva in braccio suo figlio e mi è venuta pena. E poi vedere Maggie in quello stato è stato bruttissimo. La cosa più brutta, più diciamo che hanno fatto bene, cioè nel senso come scena così, è stato Glenn, cioè Dio, aveva l'occhio di fuori, proprio sono bravissimi i truccatori, complimenti. E niente ragazzi e ragazzi, questo video lo voglio finire qua perché mi sento agitata. Pollicine in su se questo video reazione vi è piaciuto e sono senza parole. Finiamola qua. Un bacione, al prossimo video, ciao!